Questi sono i fatti. Questi sono i fatti. From a lazy boy. Che Dio mi aiuti. This is who we are, this is what we do, this is what it is. The bad facts of the life we live. This is who we are, this is what we do. Sapevate che un americano su quattro è apparso in televisione? Sapevate che il 61% dei click su internet avviene su un sito sessuale? Ogni giorno 21 neonati saranno dati ai genitori sbagliati. In media, una persona ingoia 8 ragni al giorno. La canapa è la droga più usata al mondo. In media, una persona ride 13 volte al giorno. Elvis in origine era biondo. L'età media del primo rapporto sessuale è di 15 anni e 3 mesi. In media, il pene eretto è lungo 13 cm e circonciso 10 cm e mezzo. Gli esquimesi usano il frigorifero per non far congelare il cibo. Il 41% della gente non prende troppo sul serio le persone con i capelli ricci. Il 20% delle donne ha avuto almeno un rapporto omosessuale. Sapevate che non esiste una crema antirughe? Nel 92% dei casi in Gran Bretagna una pizza arriverà a destinazione prima di un'ambulanza. Il 96% delle donne almeno una volta nella vita ha fatto finta di avere un orgasmo. Ogni giorno 3 persone muoiono testando una batteria di 9 volt sulla loro lingua per vedere se funziona. Il Guinness Book dei primati ha un record, è il libro che si ruba più nelle biblioteche. Le farfalle sentono il gusto con i piedi. Il 5% della popolazione è omosessuale. La parola più conosciuta al mondo è ok, la seconda parola più conosciuta al mondo è Coca-Cola. La giraffa può pulirsi le orecchie con la lingua. Charlie Chaplin una volta arrivò terzo in una competizione tra persone che assomigliavano a Charlie Chaplin. Nel 1995 un peschereccio giapponese affondò quando un aereo merci russo, che volava a 10.000 metri d'altezza, gli fece cadere addosso una mucca viva. Solamente un libro ha avuto più copie stampate della Bibbia, il catalogo dell'IKEA. La sigaretta accorcia la vita ad una persona di 5 minuti. Nel 1950 eravamo 3 miliardi di persone, oggi siamo 6 miliardi. Oggi siamo 6 miliardi. Time is ticking, ticking, yeah. In Finlandia Paperino è stato bandito poiché non indossa i pantaloni. Il 74% delle donne nudiste è nudista poiché il marito è nudista. Più persone muoiono quando viene stappata una bottiglia di champagne che per il morso di un ragno velenoso. Il 21% degli incidenti stradali è causato da automobilisti che si addormentano alla guida. Sapevate che l'allarme antifurto fu inventato da un danese? Purtroppo fu rubato. E buonasera a tutti, buonasera a tutti. Allora, oggi andiamo in live con Gears 5. Devo condividere lo schermo, il che non mi piace fare. Cosa che veramente non mi piace fare. Odio farla questa cosa. Però purtroppo la finestra del gioco non si cattura. Quindi l'unico modo è questo. Ciao Daniel. Allora, io il gioco non l'ho mai aperto. L'ho aperto solo esclusivamente per settare i volumi, che spero siano bassi, invece sono altissimi, sti maledetti. Perché mi sa che il master volume si setta solo quando poi è partito il gioco, ossia adesso. Vediamo un po'. Tra l'altro mi dà un errore sulla scheda video. Infame. Ti ho risposto sul gruppo Telegram. No, vabbè, io Telegram non lo apro quando sto in live. Sarebbe un po' complesso. Allora, adesso mi dà l'errore sulla scheda video e mi dice che la mia scheda video non è compatibile. Grazie. Buonasera, buonasera Gumi. Campagna. Nuovo.
Salvataggio 1. Perché creazione lobby di che? Ma è multi anche la campagna? Ma io voglio giocare da solo. Sì. Vai. Uno sparo alla cieca. Suggerimento. Le vecchie battaglie hanno lasciato molte cose nelle rovine di Sera. Guarda d'intorno cercando armi e altri oggetti. Va bene. Poi sentiamo un po' i volumi. Eccomi. A quanto pare... In Gears 4. Ah, quello che è successo in Gears 4, che io non mi ricordo una mazza. No, in realtà il 4 non l'ho giocato. Ho giocato i 3. 1, 2, 3 li ho finiti. Il 4 fino a una certa. Per gli estranei le incursioni sono la norma. Tenente, sei stato impegnato. Il villaggio è senza energia da settimane. Il fabbricatore ci serve. Non mi interessa ben niente di quel fabbricatore. Voi prendete la mia gente. Cos'è successo? In poche parole, stanno arrivando i Cion. Vi avevate promesso di rubare il fabbricatore senza provocare Jin. Il fabbricatore non c'entra nulla. PC e Xbox. E c'è il Play Anywhere, Daniel. Quindi se ce l'hai su uno, ce l'hai anche sull'altro. Installate l'invertitore alla stazione energetica. Ti rendi conto che Jin tornerà, vero? Ce ne dobbiamo andare adesso. Ecco, godiamoci l'intro. Kate, ascolta. Devi nasconderti. E poi devi scappare. Ascolta, sai bene che lui può aiutarci. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? Papà, dovresti guardare questo. Merda. Ragazzi? Io mi sto mutando così ci godiamo l'intro, eh. Sì, beh, in effetti non è proprio così. Dobbiamo oltrepassare il forte. Ma ci puoi giocare su Windows, però, Daniel. Perché il COG ci hanno scaricato qualche migliaio di locuste morte dopo la guerra. Se questo sciame ha a che fare con i vermi, lo scopriremo. Bella cice. Sappiamo da dove vengono. E anche dove vanno quegli Snatcher. Mio padre è ancora vivo e sta lassù. Via! Bella Luca. James. In quel bozzolo. Io ero nella loro rete. Questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Le locuste non sono mai morte, Jane. Kate, tua madre, lei è viva. Ora dov'è? Ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Se vengo liberata, morirò. Va tutto bene. Voleva che lo avessi tu. Era di mia nonna. Non l'ho mai conosciuta. Beh, le premesse ci sono, eh. Classico Gear. Mi ricordo quando uscì il primo è stato tantissima roba per l'epoca, per i tempi. L'introduzione di Dr. House. No, allora, questa è. Questo era un recap di Gears 4. Della storia di Gears 4, fondamentalmente. È, più che l'introduzione del gioco. Questa è proprio la sigla, invece. Il volume è altissimo, raga. Ho detto è Dr. House. Sì.
Insomma, mi dà in culo i sottotitoli che coincidono con il labiale. Probabilmente sì. Cosa sono quegli importi che escono in alto? Sono le ultime donazioni che sono state fatte al canale. Questo me lo sogno stanotte, sto schifo però, eh. Ah, però questo è il motore del gioco, eh. Sì, Daniel, è stato Ale. Kate non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Tanta roba. Non preoccuparti, ce la farà. Calcolando che sta in 2K. Sta in 4K. Ok, siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Azura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Potresti chiederlo anche a me. 7-8 minuti, già. Incubi. Miglioreranno? Riuscirai a sopportarli? Mazza che voce, no? Sembra Pietro col modificatore. Graficamente è... minchia. Va bene, vediamo che ci attende. Bel tuffo l'attende. Forza, agganciamoci per la discesa. Calcolate che io ho saltato il tutorial. Allora chi va per primo? Beh, di certo non tu. Ah, no. Del, sto bene, ok? Sì, come no. Oh, Avatar. Merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Dave. Siamo sui 60, eh? Ok, allora, opzioni. Audio. Abbassiamo un altro po', perché è altissimo. Però mi piace tenere gli effetti sonori sempre un po' più bassi, la musica un po' più alta degli effetti sonori e i dialoghi di personaggi alti, anche perché abbiamo un bellissimo gioco finalmente doppiato in italiano. Ah, eccolo, perché il volume filmati pure sta alto. Volume ambientale, lo abbassiamo. Vediamo se così va meglio. A quanto siamo? 2560x1440 è 2K, vero? Sì, 2K. Minchia, sono 980. Bene, controllo. Ancora gli dà sta scheda video, eh? Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho. Le regole sono regole, Baird. Pompa sta scheda video. Già ne infrangiamo parecchie. Quel che Gin non sa, non le nuoce. È una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, può sgridarmi. Cosa che di sicuro farà. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio, ma ricordate, non c'entra nessuno da tipo 25 anni. Io non so i tassi, sì, però. Sì, è piuttosto evidente. Basta giochi, dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. E le tue informazioni dicono che uno dei silo è intatto. Sì, per quanto ne sanno. Portate Dave a una sala controllo funzionante. Ci penso con lui Y, guardavo qualcosa. Ah, con Y... Ah, ok, con Y mi analizza il regno. Ah, ok, salto. Picchio. Ok. Sparo. Obiettivo. E ricarica, ok. E per la copertura con A, giusto?
Se volessi correre, lascio premuto A. Ok, quindi se lascio premuto A, corro. Cioè, oddio, se questo si chiama correre. E con A, copertura. Non qui, evidentemente non qui. Ok. Com'era per picchiare? Così, ok. Dave, luce. Fa luce, Dave. C'è un enorme cimitero delle locuste su quest'isola. Se dovesse schiuderci, saremmo nello sciame fino al collo. Eccala. Questo è proprio un bel modo di tornare ad Azula. Sì, ma se tiriamo su quei satelliti possiamo friggere lo sciame dallo spazio. Ehi, ehi, indietro! Merda! Siamo benissimo. Ma io non capisco perché se io metto l'audio basso, l'audio è altissimo. Ok, forse ci siamo riusciti a contenerlo. Come si acquisisce un posto che sta cadendo a pezzi? Lo scopriremo. Corri. Ecco come lo acquisisci. Il piano di Bayer di lanciare un satellite da qui sembra un po' raffazzonato. Beh, sembra un po' raffazzonato e il sottotitolo sembra un po' a cazzo di cane. Ok, Jake? Hai qualche commento al riguardo? Prima di morire ha spifferato a Baird vari segreti COG. E quest'isola ne è piena. Miracolo NLT e tieni premuto X per far riportare un oggetto a Dave. Vai Dave, che è un cane. Prendilo bello, vai. Grazie. Quell'altro? Vai, via pure quello, bello. Vai Dave, bello. Grazie per il follow, bello. Perché non posso fare Y? Ok. Ok. Non pensavo di trovare ancora cadaveri. Solo un pugno di noi. Sono litigato col capo. Dave, questi me li piglio io, dai. Mazza, vuoi corri piano? Vabbè che c'è sta mega corazza, però, insomma. Tagliamo. La motosega. Ma questa ci spacchi in due le locuste. Le proprio apri. Grazie Nispow. NLSPow Nispow. Grazie per il follow. Indietro, ne viene giù ancora. E la Madonna. Bella l'ambientazione comunque, porco Giuda. Tanta roba. Creature che urlano, il sottotitolo, benissimo. Vediamo con chi abbiamo a che fare. Ah, eccoli lì. Dove stanno? Ah, sono questi? Sono già i nemici questi? Sì. Ce la faccio ad andare dietro a questo? Senza che mi vede? Premi B. Per ucciderlo silenziosamente, vai. A posto, fuori uno. M'hanno visto, mi sa. Ok, abbattiamoli. A posto, vai, cominciamo. Rock and roll. È l'unico gioco al mondo senza automira. Si vede. Vantaggio a sinistra, cerchiamoli. Ma io voglio segare qualcuno con la motosega, ovviamente, non in quel senso. Lancia una granata se ce l'hai. Che come cazzo la lancia la granata, oh? Ma la so lanciare la granata. Come si lancia la granata? Oh! Impulso! Aspetta, aspetta. Lancia granata, ok. Così? Non avessi beccato uno. Ah, questo è fucile a pompa. Sto toccando. Cioè, il fatto che comunque parli una stessa lingua mi sembra un po' strano. Ti prendi in giro. Meno male che nonna ci sente poco, perché? Ah, io ho detto segare. Abbiamo finito. No, ma io voglio motosegare qualcuno, però. Baird è confermato, il sito del cimitero di Azura è attivo. Merda. Ok, il Condor è in volo. Sì, ma io sono uno di quelli che vuole i giochi che le cose si pigliano da sole, no? Che devo lasciare premuto X. Mi rompe il cazzo preme X. Hammer Bust. Pia tutto, pia tutto. Pialo, pialo. Io voglio segare. Dave, impulso. Sì, dove cazzo devo andare, Dave? E qua.
fatto? Non ho capito. Sì, Kate, questi mal di testa sono... Sto bene, ok? Troviamo quel silo. Troviamo l'asilo, su. Non sembra che tu stia bene. Oh, scendi. Forza, forza. Dove stanno gli stronzi? Sono troppi alveari, ovunque andiamo si attiva un nuovo cimitero. Ecco perché mettere il martello online. Speriamo che Gina la pensi. Infatti mi sembrava troppo strano, non c'era nessuno. La sparata tattica da dietro senza mirare. Ma questa aspetta, mi sta proprio invitando, mi stai invitando. No, oh, oh. Vai. Come cazzo si faceva? No, scusatemi, ma la motosega come cazzo si attivava? No. Devi cambiare il link a Telegram, c'hai ragione. Come funzionava la motosega, raga? La madonna. Ma non era LB? No, LB. Ah, forse è una cosa che fa quando faccio l'uccisione, quella con B. Non c'ho parole. Escono da quel nido! Escono dalle fottute pareti. Se non la dovevo lanciare proprio così a cazzo di cane, ma ok. Oh, stronzi. Io voglio usare il fucile a pompa. Oh, il Lancer è molto meglio. Ah, ecco perché non potevo farlo. Perché non avevo il Lancer. Avevo cambiato arma. Vieni, vieni. Vieni qua. Vai. Bene, li abbiamo presi. No, non lo posso fare. Non avevo l'arma con la granata. Con la motosega. Ecco perché. Ecco perché non riuscivo a segarli. Beh, ce ne sono altre due. Una è ancora operativa. Aspetta, qua dentro che c'era? Spero sia così. Un tempo abbiamo messo fine alla guerra su quest'isola. Lanciando questo satellite del martello, potremmo farlo di nuovo. L'idea è quella, amico mio. Controllo chiude. Adesso comincia a correre un po' più veloce il tizio, eh. Si è alleggerito. Vai, motosega. Mamma mia, sto suono è fantastico. È fantastico. Andare dritto non si può. Quanta base missilistica rimane? Scopriamolo. Voi andate a destra, io e Marcus andiamo a sinistra. Troveremo quei siti. Va bene, ma restiamo in contatto. Sicuro? Fucile a pompa, moto sega. Next. C'è anche la granalata. La botola, salta giù. Ma si inculano a Del. Bello sto posto, complimenti, eh. Sembra una specie di tunnel di scavo. Ma viene da un sito. Sai come scoprirlo? No, mo ci vuole il fucile a pompa. Via, via. Via c'è. Sbengete. Svengete. Ammazza quanto ci mette a ricaricare sto cazzo di fucile a pompa. Mamma mia, una pompa così lunga non l'ho mai vista in vita mia. In realtà sì. Ammazza però che siete, oh. Mamma mia. Uno non deve fare gli incubi di notte. Carica la pompa. Fagli la pompa, vai. Mamma mia, però che soddisfazione. Che cazzo? Vabbè, ho capito, dai. Volete tutti il trattamento speciale, su. Vai, trovi uno. Vai, dove stai? Vieni, 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 vieni. Vai, così. Oh. Così. E c'è?
Vai. Ah. Mo sì. A posto. Abbiamo finito? Vai col pompa che... C'è anche il Lancer retro. Attenzione, sono io. Sente la vita al cazzo. Dio, forse qua una granata sarebbe stata più... più sensata. No, raga, graficamente è spettacolare, calcolando pure la mia scheda video. E mi sto stranendo. Dove stai? Vieni qua. Stasera troppo rosso. Stasera sangue a go-go. Questo deve essere bello pure in multi. Multi deve essere figo. Questo scarico è la nostra via d'uscita. Demolizione, non fanno mai male. Quindi? Ah, è questa la via d'uscita, dicevo io. No. Che devo fare? Lo apri. Vai, Dave. Se vogliono trasformare questo posto in un alveare, che lo facciano. Dio, forse è meglio se mi allontano. Facciamo in modo che succeda dopo che ce ne siamo andati. Che figata. Dave sì che ci sa fare. Troviamo quel silo. No, l'Hammerbus non lo voglio. Io voglio il Lancer. Io voglio il Lancer. Ah, finalmente un po'. Che cos'è quella cosa che si muoveva? Sciame che ringhia. James, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo fornire supporto da qui se le cose si complicano. No, ma non si complicheranno mai le cose. Marchiare i nemici. Tieni il rumore dell'ET mentre mira un nemico. Premi L per marchiarlo. Magari non con quest'arma. Ah, ma non li posso marchiare tutti. Ok, adesso fuoco! Bella. Ai. Così. S'aprono i nidi, s'aprono. Bombete. S'aprono i nidi così. Che cazzo, mica se fanno ste cose. Le munizioni. Cos'è lo snub? È una sparachiodi, che cazzo è? Cazzo, ho finito le munizioni però. Non va bene. E questo è un problema. Penso che a breve torno a casa. Ma tanti a breve chiudo la live, te so. Per aver inaugurato la vera Fibber in studio ci stai. Ma mica sta laggando, raga? Non sta laggando, vero? Mi prendo io. Impulso. Dove cazzo sta? Sì, molto probabilmente sì. Tanto ti so. Te lo devo manco di, no? Non si spreca niente. Perfetto, perfetto. Buono, buono. Ok, ho capito che qui le munizioni. Bello il boom shot. Che le munizioni scarseggiano un po'. E io che sono un tipo che spara alla Rambo. Ah. Sono morti tutti? Ancora no? Ah, dobbiamo proseguire. Aspetta, che è qua? Lancer, ok. Oh, scemo. Schiatta.
Oh, vabbè, mi stai invitando però. Se fai così mi inviti, cioè, ciccio. Scusa, Chi è che mi spara, oh? Chi è che mi spara, oh? Ma che cazzo? Ma tu da dove cazzo esci? Sta merda. Ora vanno a me. Ok. Ok, sono pieno di munizioni, a quanto vedo. Oh, cambia st'arma, porco il crero. Che cazzo sono fatti tutti de carne sti cosi? Che schifo. Ma sto schifo qua? No, vabbè. Ma che schifezza è? Ce ne sono altri qui sopra. Voi due, andate. Certo, ce ne mancavano gli altri. Lo sciame. Oh, merda, un carrier. Che cazzo è quel coso? Ci farebbero comodo adesso. Il vostro condor è quasi arrivato, Delta. Oh, Cristo santo. Ok, bello, rinforzi in arrivo. Ho guardiani e DR1. Cosa ti mando? Questo. Ma che cazzo? Ma che cosa? Vorrei scappare. Vorrei gentilmente scappare. Madonna, lo schifo massimo proprio. Ok, questo ne sa, non gli facciamo niente finché... No! Aia! Aia! Vabbè, ma che cazzo? Ma one shottato! Ma non è giusto così! Ma non si fa così! Vabbè. Comunque, ragazzi, questo era Gears of War 5. Ringrazio tutte le persone che l'hanno seguito in live, quei pochi, e ringrazio chi l'ha visto su YouTube. Taglio qui la live perché preferisco fare un video più corto, in modo tale da poterlo esportare su YouTube, e è anche formato YouTube, non è un video di 2 ore, insomma. Niente. Io direi che ci possiamo salutare qui. Noi ci vediamo alla prossima. Non so se riattacco la live con un altro gioco, adesso vediamo. Comunque questa live la chiudo proprio per tagliare il video. E grazie a tutti quanti. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao. Anzi, faccio così e ciao.